Caro Gennaro, ci sei? Eccoci qua, super Gennarone, come stai? Tutto a posto? Sì, tutto bene, sono pure rientrato, quindi oggi sono più tranquillo, posso iniziare allenamenti. Perfetto, alla grande. Allora, da cosa cominciamo? Chiaramente immagino dal deludente pareggio col Sassuolo, dalla difesa che prende ancora gol. Ecco, a me piace fare questo giochino con te, ma anche chiaramente con tanti altri ospiti, del tema libero, come chiaramente si fa a scuola. Quindi, beh, insomma, il tema è quello di Napoli-Sassuolo, però insomma, puoi parlare di quello che meglio ti aggrada, ecco. Sì, è chiaro, vabbè, è chiaro che il match, insomma, conclusosi da poche ore, diciamo, l'ultimissimo match giocato, quello di ieri sera, appunto, a San Paolo, è il punto dal quale vorrei partire per poi dipanare un ragionamento più complessivo. Ovviamente questo match non è finito 1-1, appunto, non è esula il periodo del Napoli, non abbiamo più ripreso, da più ripreso, sostenuto ai suoi microfoni, insomma, al telefono, che la stagione del Napoli, insomma, è compromessa. L'ho ripetuto, Certo. anche a rischio di risultare menagramo Ah, o comunque vabbè, dai. ripetitivo, ma in realtà purtroppo è un dato di fatto. Certo, può esserci l'occasione, come ad Udine, ecco, dove l'episodio ti gira a favore e quindi riesce a portare a casa 3 punti, invece gare come quella di ieri, in cui l'episodio ti gira a sfavore, come nel caso del gol di De Frey, di fatto il Sassuolo ha concluso solo in quella circostanza, perché non aveva Esatto. Pireina, insomma, alla fine non ricordo altre conclusioni verso la porta del Napoli, Ma c'era insomma. l'unica, diciamo, la traversa di Missiroli, però alla fine sono Ah quelli i sì, sul tiri. colpo di testa di Insigne, sì, il fatto stesso che l'abbia dimenticato, insomma, No, dà ma comunque rende l'idea, l'idea effettivamente, cioè perché sì, quello sono. di quanto la pressione del Sassuolo sia stata veramente, veramente limitata e di come limitati siano stati i rischi corsi dal Napoli. C'è anche da dire che il Sassuolo veniva da uno sforzo europeo veramente notevole, ha un organico decimato e dopo pochi minuti perse anche Politano, uno dei giovani più pericolosi, in questo momento più esperti, paradossalmente, anche se è un ragazzino, è quello che ha, rispetto a Ricci, a Ragusa, insomma, è quello che ha nelle gambe più gare di Matri a parte, chiaramente, Eh certo. considerando che De Frel non stava giocando fino a essere preso, poi quando segnò era un centrocampo costituito da Mazzitelli, Spinazzoli, Xuma, Magnanelli, che ha esperienza, però certamente non è. Con tutto il rispetto, ma Eh effettivamente sì, dal non è un Napoli ci giorno. aspettavamo anche qualcosa in più, ecco, con una formazione del Sassuolo decimata, ridotta all'osso. Ampiamente rimaneggiate, non avevano Lecce, non avevano Irola, insomma, giusto Berardi ormai aveva un infortunato Desaparecido. cronico, quindi venivano anche da due batoste in rimonta, subito in rimonta, quella di Genova contro la Samp e quella di Bilbao, erano passati in vantaggio, hanno disputato anche un'ottima gara, quindi anche psicologicamente non erano al meglio, infatti, contrariamente a quella che è sempre stata la filosofia di gioco di Eusebio Di Francesco, ieri Sassuolo di fatto ha contenuto per larghi tratti del match, un po' per tutti questi motivi, un po' perché Napoli ha avuto un approccio molto aggressivo alla gara. Io devo dirti che rispetto alla gara rispetto alle gare precedenti, per alcuni tratti della gara ho rivisto un Napoli anche piacevole, con una circolazione palla abbastanza veloce, Sono con un d'accordo. Jorginho, sì, con un Jorginho abbastanza ritrovato, anche in quel caso l'avversario ha fatto la differenza, perché Jorginho di fatto non è stato praticamente mai Sai che non lo so su presente. Giorginio, ho una strana sensazione perché secondo me invece a tratti è stato anche troppo impreciso. Sì, no, Non lo so. la gara di Jorginho, le gare di Jorginho vanno sempre Ah, tu considerate dici a secondo me. prescindere. No, un doppio binario, no, un doppio binario d'analisi, quello del fraseggio stretto in orizzontale con i compagni che poi è teso ad alleggerire il pressing avversario e a trovare, poi cercare, a trovare di creare spazi per la manovra offensiva del Napoli, e lì Jorginho rispetto al Nesta Diawara probabilmente è più veloce mentalmente, è un calciatore più adatto a quel tipo di gioco, sai, il fraseggio veloce tra lui, Hamsik e Al Rauter, il centrocampo titolare della passata stagione. Non a caso probabilmente Sarri si affidò a loro nella prima parte di gara, quasi tutta la gara in realtà, perché poi Hamsik e lo stesso Jorginho uscirono praticamente alla fine. No, correggimi, Hamsik addirittura mi pare non sia stato sostituito, non No, l'ho visto Hamsik, sostituito. no, però Hamsik ha ecco, fatto. tu parli di cambi, ma tu l'hai capito il cambio di Insigne per Giaccherini? Io ancora me lo sto chiedendo. Vorrei finire un attimo questo ragionamento.
Certo, no, 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 approfondiamo anche questa cosa. L'altro piano su cui vanno poi analizzate le prestazioni di Jorginho è il piano delle verticalizzazioni, delle rifiniture, lascia desiderare, della capacità di smarcare anche l'uomo, come ad esempio fece di Avarà, un suggerimento profondo molto bello in quello scampolo di gara che lui giocò, insomma, mi pare in occasione del palo di Caglion, forse, o comunque sì, forse non vorrei andare errato. Insomma, comunque ha una giocata sicuramente più verticale, quindi la prestazione di Jorginho va giudicata secondo quello che poi gli chiede Sarri. Se Sarri gli chiede di fare quel tipo di gioco, quel possesso palo, quel fraseggio stretto di prima e orizzontale con i suoi due compagni in mediana, è un conto. Se andiamo ad analizzare Jorginho nel complesso, è perfettibile, è migliorabile sotto altri aspetti. Sicuramente, sicuramente. Il cambio di Insigne, mi chiedi del cambio di Insigne. Certo. Guardi, ho seguito la gara alla TV, non ero allo stadio ieri, ho seguito la gara alla TV e da bordocampo il bordocampista di Mediaset non ce la faceva più, tu dici? Sì, no, sollecitato dal telecronista, insomma, proprio sulla reazione, ecco, diciamo, di Insigne alla sostituzione, disse molto francamente che Sarri aveva chiesto al ragazzo come stesse fisicamente, e Insigne disse: sono praticamente distrutto, quasi claudicante. Però posso dire una cosa, Gennaro, ecco, sì. Viene un periodo, un momento della cioè, per carità, se non ce la fai più è giusto che vieni anche cambiato, ma quindi allora un giocatore, cioè, se c'è, ecco, pure anche lo stesso Rogue, ecco, in quel caso, ecco, passiamo dall'estremo, ecco, cioè da uno che si fa quasi tutta una partita e non ce la fa più all'altro che non vede neanche il campo, manco per sbaglio. Però ecco, c'è questo dubbio che mi viene, ma allora, cioè, se lo stesso Insigne, per carità, ecco, è giusto, quando non ce la fai più vieni anche cambiato, però quindi non c'è, diciamo, non si può buttare più il cuore oltre l'ostacolo, può essere pure una cattiva preparazione, perché poi c'è un momento della partita in cui devi dare anche qualcosa in più dopo per riuscire a vincerla, quindi vai anche oltre il limite, magari, non dico per arrivare a un infortunio, no, però non me la sto prendendo con Insigne, ma dico col Napoli che... Ho capito il tuo ragionamento. In realtà non credo sia così, nel senso che, no, che non bisogna andare oltre l'ostacolo. Insigne di fatto poi fu sostituito nell'ultimo quarto di gara, insomma, anche meno, quindi una porzione, mancavano forse 15 minuti, 17 minuti, insomma, non mancava tantissimo alla fine. È un cambio che, se vedi tutte le partite di A in quel frangente di gara, i tecnici che non abbiano effettuato sostituzione precedentemente o per motivi tattici o per motivi legati agli infortuni, sono sostituzioni che tutti i tecnici fanno. Io, ad esempio, ho visto la gara della Roma domenica sera contro il Pescara, ma Nainggolan è uscito al 70° per far spazio, non ricordo a chi fece spazio, comunque uscì al 70°. Sono cambi fisiologici, quando la gara, insomma, quando il giocatore ha dato tanto, si dà anche spazio alle riserve. Io non credo sia un fatto legato a un fattore di preparazione. Credo semplicemente che quel tipo di gara, per lo sforzo che propuse il Napoli a quel punto della gara, appunto, scusa il gioco, no, doveva essere già chiusa, ecco, quella è la differenza. Esatto. Sono cambi che si fanno per fare piadare il ragazzo, nello specifico in questo caso Insigne, magari per essi, come il cambio di Avarà, forse Jorginho per mettere di Avarà, ci sa che in una gara negli ultimi 15-20 minuti si possono effettuare dei cambi, si fa anche per spezzare un po' eventualmente il ritmo agli avversari, per sì, ma infatti un applauso a Insigne perché aveva fatto un bel gol, complice anche la direzione di Cannavale, e veniva già dalla doppietta di Udine, insomma, certo. E comunque un Insigne ritrovato, perché poi comunque tutto sommato ha giocato anche bene. Io ho dato un bel senso in pagella, io ce l'ho qui le tue pagelle, caro Gennaro. Anzi, se vuoi magari le diciamo le spulciamo anche, sì, chiaramente, sì, con te, ma oltre che con i nostri ascoltatori. Beh, a Reina sei, diciamo, politico, oserei dire, perché effettivamente dicevi prima, non c'è una parata da parte del portiere spagnolo, ma c'è anche un pesantissimo 5 a Kirikesh, perché è proprio lui, anche insieme a Strinci, 5 e mezzo, che si sono fatti uccellare garantendo il pareggio al Sassuolo. Però c'è una differenza poi sostanziale tra la prestazione complessiva di Kirikesh e quella poi di Strinci, ad esempio, che tu citavi. Mentre Strinci non è stato insufficiente, soprattutto nella prima parte, quando puntualmente veniva saltato Napolitano prima, poi per sua fortuna Napolitano uscì per infortunio, ma anche poi successivamente in
crisi, come attuali, adesso insomma qualcosa ci potrà migliorare e far cambiare idea a Sarri. Però chiaramente in una partita così ancora in equilibrio a quel punto della gara, un errore di posizionamento, lasciare libero insomma lui è, penso fosse Yusai, non si dice non credo, forse hai ragione, ora non, sì, non mi sovviene neanche a me, devo dirti la verità. Chiaramente poi vabbè, poi De Frel fa quella giocata di San Paolo, insomma sale in campo, te la ricordo già, due gol straordinari con Cesena qualche anno fa. Evidentemente San Paolo gli dice bene, tu dice come bene. Ha toccato solo quella palla, l'ha toccata benissimo, l'ha messa alle spalle di Lena. Quindi per settare il 5 di Grighe c'è legato a quelle di sopra. Esatto, certo. Non ha la sua prospettiva, però 1-0 fa un nuovo. Però è chiaro, sì, perché poi commetti quell'errore, condizioni anche una partita, ecco. Effettivamente, cioè, il Napoli può anche vincerla 1-0, però non gli riesce quasi mai, e anche questo va detto. Esatto, esatto, non gli riesce quasi mai, e ci sono delle differenze tra 1-0 e 1-0, ci sono degli 1-0 dove tu riesci a sbloccare la gara, una gara combattuta con il tuo, contro il tuo avversario, un avversario ti ribatte colpo su colpo, allora tu quell'1-0 magari è espressione di un equilibrio complessivo spezzato da una giocata. Questo non è il caso della gara di ieri, perché Napoli ieri fatto ha dominato, in alcuni tratti ripeto, non mi andrà anche in maniera piacevole, abbiamo visto un Napoli abbastanza piacevole, non come quello di Udine. No, sono d'accordo. Quello di Udine fu comunque soporifero, un po' il modello diciamo Kiev. Poi due episodi ci premiarono, certo. Ieri invece insomma, Napoli mi ripeto, a tratti fu anche la manovra del Napoli fu anche molto gradevole, piacevole, veloce, fluida. Purtroppo mancano quasi del tutto le due posizioni degli esterni bassi, che invece erano un punto di forza nella passata stagione, e purtroppo chiaramente ritorniamo sempre come un cane che si porta la culla alla caserma centravanti, Gabbiadini purtroppo anche ieri. E qui tu gli dai un bel 5,5. Sì, 5,5 sufficiente, infatti stavo per dire, perché alcuni movimenti mi piacciono, diciamo che lui sta studiando da centravanti, mi piacciono in particolare. In un paio di circostanze ricevette palla a spalla da porta, l'ha smisto in un'occasione a destra verso Cagliacone, in un'altra circostanza sinistra verso Mertens, avviando bene l'azione. No? Ha provato a fare quello che fa Milik, ecco, però a volte gli riesce, a volte no. Diversi presenti attaccano lo spazio, in alcuni casi con i suggerimenti di Cagliacone si sono poi non recapitati, insomma. Però gli manca ancora, secondo me, un pizzico di cattiveria. Finite, ad esempio, quando entrò Mertens, non che si facesse, però ecco, entra sempre con un piglio diverso, e quello è un fatto probabilmente caratteriale, insomma, ci ripetiamo, ecco, continuiamo a ripeterci, insomma. Per cui non, però in altre circostanze gli avrei messo un'insufficienza molto maggiore rispetto all'andamento della gara di ieri, l'ho visto un tantino più vivo, almeno. Io forse sarei stato un po' più cattivo, però voglio anche. Dai, sì, dai, cerchiamo di essere buoni anche con col buon Manolo. Che... Sì, no, ma ti prego, ho giudicato un po' i movimenti, ti ho dato il beneficio del Il beneficio del dubbio. L'apprendimento del ruolo, insomma, è ancora quello che purtroppo paga responsabilità anche non sua. Eppure questo è vero. Responsabilità è per me l'approccio, mi piacerebbe vederlo un po' più cattivo, ecco. Anch'io, speriamo, ecco, magari che possa esserlo già a partire dalla gara con l'Inter, visto che salvo clamorose cose, ecco, insomma, lui giocherà sicuramente titolare perché Mertens è squalificato. Ecco. Certo, Mertens è squalificato, purtroppo peccato, perché chiaramente al di là poi del fatto che avrebbe probabilmente giocato Gabbiadini dall'inizio, ma Mertens rappresenta un'alternativa in corsa, chiaramente. Esatto. Il Napoli in questo momento fa fatica ad avere, e lui la rappresenta. Magari avrebbe potuto giocare lui al posto di Insigne, non credo che Insigne sia in uno stato di forma in questo momento, forse imprescindibile per il Napoli. Però c'è la gara di Champions successivamente, quindi rappresentava anche la possibilità di dar fiato e di far risparmiare una mezz'oretta, ecco. Ne parlavo appunto prima quando mi hai chiesto della sostituzione Insigne, non dimentichiamoci, c'è Benevice all'Inter, poi esatto. C'era il Benfica, quindi le sostituzioni rimangono lette anche in quell'ottica. Certo, poi, certo. La bontà della scelta di posizionare sempre Giaccherini in quel diretto offensivo che non condivido, e sull'impiego a zero minuti insomma di Robina, che questo poi è un altro aspetto di cui poi si è discusso da tempo, certo. Una fase futura di cui insomma Sarri su Rob non si è spesso qualche tempo fa, nel
non venivano impiegati. Nel frattempo Diavara ha trovato continuità di impiego, Rocco non solo non ha trovato la continuità, ma non ha trovato neanche, ma neanche il campo. È molto strano, ecco, è molto strano. Il ragazzo non si impegna o dai, non lo vede proprio. Non sapeva anche se ieri disse se avessi forse mandato 2-0 l'avrei inserito. Mi sembra una dichiarazione un po' così, onestamente. Un po' campata in ambo, assolutamente. Io forse per dare un contentino ai giornalisti, me lo chiedete sempre, io vi rispondo ma così. Ma poi non è neanche bello per il ragazzo. Ma no, infatti. Vuoi dire, ti metto sul 2-0, vai, gioca con i compagni. Avrei messo il più scarso, l'ultimo dei primi, tanto no, 2-0. È un po' come mettere a me in porta in questo periodo, ecco, insomma, non ne prenderei una neanche per sbaglio, ecco, diciamo. Ogni tanto ti lascia andare a delle dichiarazioni che denotano anche chiaramente una scarsa tranquillità in questo momento. Lui cerca anche di fornire delle risposte varie, ma a volte si dà la cosiddetta trappa di piedi, come nella questione dei ragazzi che erano stati influenzati dal pareggio tra Beşiktaş e Benfica, insomma, nella scorsa conferenza stampa, forse siamo chi è. Ma alcune fine infelici, però insomma dai. Ce lo aspettiamo migliore magari in campo più che in conferenza, ecco, insomma. Speriamo che questo impasse di Sarri possa finire quanto prima. Ma dai, delle due l'una, nel senso che anche quando un momento è delicato, anche le cose che dichiarano i protagonisti assumono un peso differente, fai le pulci, le analisi, le soppesi. Quando invece le cose vanno bene, magari ti lasciano anche dichiarazioni analoghe, magari pesanti, perché no? E invece non vengono soppesate perché il momento è brillante, quindi non si vedono doppi sensi o malessere, cioè, ad esempio invece ho interpretato la tua frase, ecco, forse perché il momento del Napoli è quello che è, il rapporto tra via della Prendi in questi mesi è quello che è, sì. Quando dice abbiamo una squadra di adolescenti, abbiamo una squadra con cassa personalità, io la leggo molto al tema di dire noi abbiamo preso dei ragazzi di qualche settimana fa, quando dice abbiamo preso dei ragazzi, i ragazzi vanno attesi, questa è una squadra di prospettiva, un po' a dire abbiamo una squadra troppo inesperta. Ieri dice abbiamo una squadra di adolescenti, non hanno carattere. Sarà un po' diversamente le tue dichiarazioni, non indirizzate alla società, ma ai giocatori. Ma di fatto continua a dire e a sostenere che era una squadra inadeguata. Forse è quella la sostanza. È vero, è vero, è vero. Gennaro caro, prima di salutarti e ringraziarti, allora voglio soffermarmi su un giocatore che insomma secondo me merita, forse io sono un po' di parte con Marek Hamšík, però tu gli hai dato un bel 7, oltre a Koulibaly per te sono i migliori in campo. Hamšík lo definisci stratosferico, io sono pienamente d'accordo con te, ma ti aspetti anche un Hamšík stratosferico nella delicatissima sfida con l'Inter? Beh, d'altronde ci vorrà credo tutto il potenziale offensivo del Napoli per vincere questa delicata partita. Io l'ho definito così, indipendentemente dalla prestazione in sé contro un Sassuolo rimaneggiato e l'altro, e gli ho dato un bel 7 per la continuità che Marta sta avendo in questo periodo. Ci siamo fatta nella gara con la Dinamo, ma ci sta che uno possa rifiatarsi, certo, dopo aver dato tanto nelle gare precedenti. E la continuità, la grinta, tutta una serie di caratteristiche che sta mettendo forse alla tecnica, al senso della posizione che ha, comunque straordinari. E quindi è anche legato a quello il set. Avessi dovuto analizzare nello specifico la prestazione di ieri, soltanto quella di ieri, ovviamente considerando la qualità dell'avversario, magari anche una esperienza piena, un 6,5 sarebbero stati adeguati, anche perché in alcuni casi secondo me sbaglio una serie di verticalizzazioni, una serie di figure che potevano essere fatte meglio, però quando dai quell'intensità, quando dai quell'esempio e lo fai per più gare, lo fai contro qualsiasi tipo di avversario, insomma chiaramente con la crescita che secondo me sta avendo quest'anno Hamšík rispetto alla posizione tattica, alla posizione in campo che ha formato da qualche stagione, ma adesso è una mezzala matura che riesce ad inserirsi bene nello spazio, riesce a concludere, forse un po' meno vicino alla porta rispetto al passato, ma sicuramente dà più continuità, si vede di più, spesso noi ci chiedevamo dove è finito, ma dove è Hamšík? Sì, e oggi invece lo vediamo in tutta la sua essenza. Ti piazzava la zampata vincente, però poi per 85 minuti quasi non lo vedevi. Invece adesso segna un po' meno, però è molto 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 presente ed è fondamentale, imprescindibile per il Napoli. Ovviamente gli manca da morire un centravanti anche a lui, perché lui ha quel movimento verso il centro in profondità
e nell'1-2 con Ceconi che spesso faceva, magari che faceva anche con Milik, insomma gli manca da morire un centravanti anche per andare a rete con più facilità, magari il centravanti spalla alla porta ti chiude il triangolo, tu concludi dal limite, lui è molto bravo a farlo e fa più gol insomma rispetto a quanti ne sta facendo adesso, però gli manca, ecco, manca anche lo stesso Benedetto centravanti, dobbiamo tirare fino a gennaio. Manca a lui e manca a noi, manca a tutti. E manca a noi, è stato fondamentale vincere a Udine per recuperare i punti alla Roma, che invece fu fermata sul campo della Davante, invece purtroppo questa gara casalinga abbiamo restituito il favore. I punti guadagnati alla Roma, abbiamo perso terreno nei confronti del Milan, insomma l'Inter ha un po' accorciato, abbiamo perso terreno nei confronti della Lazio, non dico di Atalanta e Torino, però insomma a un certo punto dobbiamo cominciare a considerare che tipo di stagione farà il Napoli, quindi anche queste squadre potrebbero rappresentare insomma delle concorrenti per l'Europa, quantomeno, ecco. Certo. Vedere quanto certo terreno perderemo fino a gennaio o quanto saremo bravi e capaci di non perdere. Ad ammortizzare il tutto, certo. Gennaro, beh, effettivamente io però veramente non riesco a digerire che ci siano, che il Napoli possa essere settimo o ottavo, davvero io non me lo leverò mai dalla testa, neanche, ma per carità, io ero anche il primo a dire che non credevo allo scudetto, cioè per carità, il sogno nascosto del tifoso è chiaro, sarebbe quel magico triangolino da mettere sulla maglia, però poi non voglio manco credere che il Napoli sia in classifica, valga il settimo ottavo posto. No, vabbè, ma io non sto sostenendo quello, effettivamente. No, ma dicevo come un discorso più ampio, è chiaro. Restare legati al gruppo di testa. Poi consideriamo che indipendentemente poi dall'esito della gara di Lisbona, il Napoli fino a febbraio inoltrato non avrà impegni europei, per cui finalmente Sarri potrà concentrarsi esclusivamente sulla competizione, il campionato, magari con delle settimane tipo di allenamento, nazionali, salvo una impegni nazionali, insomma. Ma potrà insomma dare una certa continuità, ecco, alla squadra, potrà magari lavorare di più anche su quei calciatori impiegati di Vini, questo lo dirò, so che il Barroco appunto è quello che era, potremmo vedere potrebbe studiare soluzioni diverse, cose che magari in questo momento difficilmente è riuscito a fare per gli impegni delle nazionali, per gli impegni europei eccetera, ecco, potrebbe aprirsi comunque un segmento di stagione indipendentemente dall'esito della gara di Lisbona, che potrebbe dare spazi, insomma, a meno che non andassi in Europa League, volevo mi pare un po' prima chiaramente del sì credo di sì, però parliamo sempre di sul campo delle ipotesi, sì, è chiaro, parliamo comunque di un mese e mezzo di lavoro abbondante senza le competizioni europee, ecco. Questo potrebbe essere un dato è interessante vedere come la Juventus quest'anno, io dico purtroppo fa fatica, purtroppo fa male vedere che la Juventus fatica in questo modo e tu non sei lì, la campagna sembra bassa, ecco, il francesismo uno sforzo maggiore in chiave di campagna acquisti, una politica insomma che la capacità di leggere che le prestazioni della passata stagione, a proposito pure oltre l'ostacolo, interessarono molti degli elementi che attualmente giocano nel Napoli, si sarebbe dovuto capire questo, che Usai, Ulam, Giorginio e altri non avrebbero potuto ripetere la straordinaria stagione del 2015-2016 e si sarebbe dovuto correre di pari in maniera più strutturale, con delle alternative molto valide, delle alternative capaci veramente di non far rimpiangere i titolari, e invece così non è stato. E vedere che la Juve stessa con tutti gli infortuni in difesa, siamo di fronte a un tramonto un po' della linea difensiva storica della Juventus, sì. Gli fa fatica quest'anno, con Bonucci 2 mesi di stop, Dani Alves, uno dei prezzi pregiati del mercato bianconero di quest'estate, fermo anche lui per diversi mesi, insomma, ecco, Higuain sta facendo fatica, Piazza pure se è fortunato, ecco. Pjanic pure tutto sommato sta facendo fatica, ecco, purtroppo anche la Juventus però terminerà la fatica di sempre, si potranno concentrarsi magari un po' più sul campionato, recupereranno di palle magari. Lo vinceranno poi, no. Magari credo lo stesso, bah. Esatto, sì, purtroppo c'è il rammarico, ecco, avessimo mantenuto l'impianto, magari mantenuto, penso, un grandissimo centravanti oltre a Mili, chiaramente, certo, certo. Avessimo intenzione di prendere Icardi, ecco, come per dicevo fare, giusto per fare un nome, si storceva un po' la bocca quando si parlava di 60 milioni, io dicevo magari per 60 milioni mi stanno fermo restando che a me come tifoso Gennaro Venera
non me ne può fregare di meno, sinceramente. Se ne spende 60, 70, 80, non è che ti può fare il ragioniere della no, ma infatti, ma poi parliamoci chiaro, Gennaro, ecco, li spende e ne ha spesi troppo, non li spende e allora viene chiamato taccagno, e mettiamoci d'accordo ragazzi, non lo so. No, ma io ragiono da tifoso, se io ricordo che Napoli era vicino a Candreva e molti tifosi dicevano che Gio si social network ci hanno molto attento, anche quando lavori in TV ci sono delle telefonate di tifosi che chiedono la Candreva del mercato, Candreva, cosa certo, pensi, certo, Candreva. Certo. Non costa troppo, a 30 anni, e io dicevo ragazzi, cosa può interessare a noi se costa poco, costa troppo? Candreva è un giocatore in grado di ancora di fare la differenza? Sì. Bene, ragioniamo da tifosi o ragioniamo da fiscalisti, ragionieri? Ecco, qua sta la differenza. Ma la mia Candreva piace, è un grande giocatore, è più forte di Giaccherini? Candreva, 100 volte Candreva e non Giaccherini, ecco. Che mi importa Giaccherini, abbiamo pagato 1,5 milioni e poi alla fine lo vediamo. E questi sono i risultati. E vabbè. Che ne discutiamo a fare? Vabbè. In attesa di gennaio, questo è quello che passa il convento. Hai tradotto la. Ci provo quantomeno. Gennarone caro, grazie sempre di tutto e conto di riaverti anche chiaramente martedì prossimo per, diciamo, una nuova maratona di commenti sul nostro pur sempre amato Napoli, anche se ci fa soffrire più delle volte. Assolutamente. Grazie a te e complimenti per il lavoro che stai facendo, insomma, sono felice di poter dare il mio piccolo contributo. Io sono contento di averti con me. Beh, insomma, è sempre comunque piacevole parlare di calcio con un amico. Gennarone, alla settimana prossima. Alla prossima settimana. Un saluto con i radioascoltatori. Ciao.